Della legge di stabilità si avvia verso la chiusura dopo il voto della Camera che oggi ha dato il via libera anche al disegno di legge di bilancio. Lunedì dal Senato dovrebbe arrivare la parola fine. Il lunghissimo viaggio della manovra economica è stato costellato da polemiche, bocciature, strenue difese e feroci critiche come quelle di Confindustria e da ultimo dai comuni, le cui minacce hanno costretto il governo a promettere un immediato intervento attraverso un decreto per rivedere le detrazioni in favore delle famiglie. Esecutivo che sarà anche costretto a cancellare la controversa norma salva giochi d'azzardo. Nella legge di stabilità invece troviamo novità nel capitolo pensioni, con i 950 milioni destinati a salvaguardare altri 17.000 esodati, oltre al contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro, mentre sulla casa la tassazione resta complessa per la contemporanea presenza della vecchia IMU, ma non sulla prima casa, della TASI sui servizi comunali e della TARI sui rifiuti. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, il cui intervento è considerato insufficiente da Confindustria, il fondo sarà alimentato dalla lotta all'evasione e dal taglio della spesa, e proprio in tema di risparmi la Camera si decurta in 3 anni circa 50 milioni di euro. Ma la manovra non è l'unico tema di discussione tra le forze politiche. In primo piano resta sempre la legge elettorale. La maggioranza ora si dice pronta ad accelerare con la presentazione di una proposta per raggiungere un'intesa prima della Befana.